Caro sindaco. 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 Ti scrivo. Caro sindaco. Caro sindaco. Ti scrivo per dirti che. Ti scrivo. Ti scrivo. Ti scrivo. Ti scrivo. O ti scrivo. Ti scrivo. Ti scrivo. Ti scrivo. Per dirti che. 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 Inizio con tre mail particolari, sono state scritte da bambini, in alcuni casi dai genitori dei bambini. La prima: caro sindaco, perché non togli queste macchine che puzzano e inquinano e sporcano tutto? Possiamo andare con le biciclette, il treno, la metropolitana, gli autobus, tram e le macchine elettriche, così c'è meno puzza e le biciclette hanno la strada libera. Poi dovresti pulire i parchi che hanno le altalene rotte e i giochi sporchi con le scritte e i pezzi di vetro delle bottiglie. E anche le strade sono sporche e vanno lavate, e hanno le buche e vanno aggiustate. Ma non è che devi fare tutto tu, io ti aiuto, posso pulire lo scivolo. Matteo, 5 anni. Caro sindaco, sono un bambino di 8 anni e vivo a Ottavia. Vorrei che il mio quartiere fosse più pulito e che si rispettassero le leggi della strada. Infatti, quando attraverso la strada per andare a scuola, spesso alcune macchine non si fermano, anche se il semaforo è rosso. E poi, anche quando cammino sul marciapiede per andare a scuola, vedo tanta spazzatura e cose buttate per terra come lattine e giornali. Anche il parco vicino a casa mia è sempre pieno di spazzatura e di bottiglie di vetro rotte. Poi, anche a scuola ci danno del cibo che non è tanto buono. Vorrei che non si tagliassero più gli alberi per costruire i palazzi e che ci fossero più prati verdi dove vorrei giocare. Grazie, buon lavoro e buona giornata da Federico. Parole semplici, ingenue e tanto vere. Siamo Anna e Luca Cerisola, di 11 e 8 anni. Chiediamo al sindaco di spendere bene i soldi del comune, facendo fare i lavori ai più bravi e non agli amici e controllando che non costino troppo. I soldi vanno trovati per spese giuste, per gli asili, per aggiustare le scuole, per fare queste ciclabili vere da usare per andare a scuola dagli amici e non stradine rosse alle quali arrivare solo in macchina, per giardini vicino alle case e non parcheggiare enormi costruiti distruggendo boschi o una bella campagna. Sappiamo che dai rifiuti si ricavano materie prime preziose, chiediamo una raccolta differenziata fatta bene di casa in casa. Chiediamo più vigili urbani a controllare la strada. Siamo bambini ma siamo severi con chi promette e dice bugie. Grazie. Scritto su dettatura dei figli Anna e Luca da Daniela e Marco Cerisola a Roma. Presidente, prima di continuare vorrei sapere se è possibile sospendere nell'attesa dell'arrivo dell'assessore scozzese al bilancio, oltre infatti all'assenza della maggioranza, l'assenza dell'assessore mi sembra piuttosto grave. Si può chiamarla per favore? Sì, no, a parte l'onorevole Corsetti, Erika Battaglia e la collega Proietti Cesaretti. State svendendo, purtroppo avete già deliberato per la svendita del patrimonio immobiliare di noi romani senza avere una reale contezza di questo patrimonio. Non avete fatto quello che noi vi abbiamo detto, ma che sostanzialmente vi dice anche l'OREF, cioè fare un'anagrafe puntuale del patrimonio immobiliare del comune e, come vi ha scritto l'OREF nella relazione su questo bilancio, che ho qua sotto, in uno dei primi punti, vi dice che questi immobili, tutti questi contratti di locazione dovrebbero essere riadeguati, sono immobili in centro che voi avete affittato a 30, 40, 50, 70 euro, molti di questi l'avete tenuti fuori chiaramente dalla vendita, questo previsionale su cui ci sono ulteriori aumenti di tasse, servizi a domanda individuale, gli asili, la tassa di soggiorno, quindi dicevo, per appianare questo buco, questa mancanza di 300 milioni, la genialata che tira fuori questa giunta che si era presentata ai cittadini con un programma che si intitolava Roma Bene Comune o comunque che era un'esaltazione dei beni comuni dei cittadini romani, quindi delle nostre società, anche del nostro patrimonio, la genialata che vi è venuta in mente è quella di svendere il patrimonio immobiliare, quindi non avete fatto
quello che vi abbiamo consigliato dal principio della consigliatura, ma non ve l'ha detto solo il Movimento 5 Stelle, unica forza di opposizione vera in questa battaglia che c'è stata sul patrimonio, e lo dico a ragion veduta, per il semplice fatto che anche la ex maggioranza di centrodestra, che ha fatto finta di opporsi a questa delibera, nella precedente consigliatura fece in realtà una delibera identica, la 43-2012. I cittadini possono leggerlo, mettere questi due numeri su internet, 43-2012 immobili, e vedranno che anche la precedente maggioranza stava cercando, oggi ha fatto finta di opporsi, ma in realtà tentava di vendere gli immobili, sostanzialmente gli stessi immobili, vedo qui Tredicine, Cantiani, anche loro votarono favorevolmente quella delibera 43-2012, addirittura dichiaravano di vendere quel patrimonio immobiliare a 247 milioni. Ora non comprendiamo come lo stesso patrimonio immobiliare voi in delibera indichiate un valore più alto, 306 milioni, in una fase nettamente più recessiva del mercato immobiliare, quindi ci chiediamo come pretendiate di arrivare a quella somma, e infatti non ci si arriva per il semplice fatto che quel valore è un valore totalmente indeterminato, come vi abbiamo già detto nell'esposto e come faremo negli ulteriori atti che presenteremo all'autorità giudiziaria per quella delibera. Ancora, caro sindaco, il primo dovere di chi dà consigli a un uomo infermo che segue una dieta nociva alla salute è quello di cambiare sistema di vita. Le altre indicazioni verranno solo se egli accetta con convinzione queste disposizioni. Se invece non vuole lasciarsi convincere, un vero uomo e un medico che si possa stimare tale rifuggiranno dal dargli altri consigli, perché chi continuasse a fare ciò sarebbe tutto l'opposto. Sarebbe tutto l'opposto di un vero uomo e di un esperto di medicina. Direi che è calzante questa lettera. Lo stesso vale anche per lo Stato, sia quello in cui uno solo ha il potere, sia quello dove molti comandano. In effetti, se lo Stato procede sulla retta via, come si deve, e ha bisogno di qualche utile consiglio, sarebbe una scelta intelligente darglielo, dato che si tratta di gente per bene. Ma io chiamerei uomini senza dignità chi accettasse di dare suggerimenti a quei politici che sono completamente fuori strada per quanto riguarda la giusta forma di governo e non vogliono rimettersi in carreggiata per nessun motivo, ed anzi obbligano i loro consiglieri a non modificare le loro attitudini e a lasciarle come sono, pena la sparizione, forzandoli a prendere decisioni finalizzate alle loro voglie e ai loro desideri, per vedere in qual modo questi possano essere soddisfatti sempre più agevolmente e prontamente. Viceversa, chiamerei vero uomo chi non accetta di dare consigli in queste condizioni. Attenendomi saldamente a tale criterio, quando uno chiedesse il mio parere sui problemi più importanti della sua vita, ad esempio l'acquisto di beni materiali o la cura del corpo e dell'anima, se mi risulta che egli vive giorno dopo giorno secondo una certa regola e una volta orientato è disposto a seguire le indicazioni che gli si danno, ben volentieri io gli darei consigli e con lui non mi fermerei a un rapporto superficiale. Invece io non andrei mai di mia spontanea iniziativa da un consigliere a consigliare uno che non sente affatto il bisogno dei miei suggerimenti e che chiaramente, quando anche li ricevesse, non ne farebbe tesoro in alcun modo. Neppure se fosse mio figlio lo forzerei in tal senso. 46 e 62 del regolamento. Lo farò. La finisca, se no le tolgo la parola, grazie. Allora, mi dia un secondo che li leggo, può sospendere il tempo? Le dico che era tratta dalla lettera di Platone ai Siracusani, quindi non è che proprio fosse una libera interpretazione dello scrivente Alessandro Pirrone. Lei ha chiesto di leggere l'articolo 46. 320, 130, 150, 170 mila euro l'anno. Dal 2004 ad oggi, Roma Metropolitane, altra bellissima creazione che ci ha lasciato in eredità l'ex sindaco Veltroni, che cosa ha controllato? A me viene da dire nulla, perché se i tempi di realizzazione della Metro C sono raddoppiati insieme ai costi, e Roma Metropolitane, che è un'azienda che non si capisce bene poi perché sia nata e perché il suo lavoro non poteva farlo il Dipartimento Trasporti di Roma Capitale, però Roma Metropolitane viene mantenuta in piedi. Anche qui, se una metropolitana
Se la stazione San Giovanni, che originariamente la cui consegna era prevista nel 2011 e invece avverrà forse nel 2016, se nel 2006 fu stipulato il contratto con il consorzio Metro C, nel 2007, quando ancora non era stata posta neanche la prima pietra, già si faceva la prima domanda di arbitrato, se ci sono state 46 varianti, se le penali che adesso dovrà pagare il consorzio Metro C le dovrà valutare lo stesso consorzio, quindi il controllore nominato dal controllato, la domanda è, cara assessore al bilancio, Roma Metropolitana, che ce la teniamo a fare? A concludere, grazie. E concludo allora. Mi dispiace perché c'erano un sacco di altri argomenti di cui avrei voluto parlare, ma sicuramente ne avremo modo. Cara assessore al bilancio, dicevo, Roma Metropolitana invece che è uno spreco, quella la manteniamo. Invece chiudiamo e liquidiamo delle aziende che potrebbero creare valore per la nostra città. Quindi con questa ultima consiglio spassionato da cittadino che vi do, al quale interessa poi il bene comune di questa città, perché fare il consiglio di opposizione a questa amministrazione sarebbe anche troppo facile. A noi ci piace essere costruttivi e quindi speriamo che queste indicazioni siano raccolte o quantomeno valutate, perché altrimenti, diciamocelo chiaramente, il sindaco Marino e l'assessore scozzese sono dei liquidatori di una città fallita, però almeno diciamocelo chiaramente, evitiamo di prenderci in giro, evitiamo di prendere in giro i cittadini che ancora, quei pochi che riescono dopo un percorso ad ostacoli ad assistere a questa assemblea, non li illudiamo che in quest'aula si prendano delle decisioni e ci diciamo le cose chiaramente. Grazie. Grazie consigliere Stefano. La capitale d'Italia non è gestita male, non è proprio gestita. Sicuramente da parte dei cittadini c'è un concorso di colpa, d'altra parte la cacca del cane siamo noi a non raccoglierla, non io che raccolgo anche quella dei bambini quando gli scappa d'urgenza. La cartaccia la buttiamo noi, all'isola ecologica ci fa fatica andare, in doppia fila ci fermiamo noi e via discorrendo, d'accordo. Ma l'uomo è un animale sociale e per questo la civiltà e l'educazione non si possono demandare solo all'iniziativa del singolo. Le istituzioni hanno una grande responsabilità anche in questo, come un genitore che lascia il figlio vivere ma lo controlla e interviene per guidarlo. A Roma dov'è questo controllo? Viviamo ormai in una città sporca, faticosa, maleducata, incontrollata, che però continua a suscitare un sentimento di bellezza inequivocabile. È arrivato il momento di prendersene cura davvero, con intelligenza e senza iniziative di facciata, con un grande coraggio, ma quello vero, provando a spezzare le catene dell'illegalità e degli interessi collaterali. È difficile, molto, ma non impossibile. La vera vergogna è non provarci nemmeno. È ingannare tutti noi che vi abbiamo messi lì a governare e amministrare questo magnifico animale millenario e che vediamo costantemente vuoti i banchi, durante le assemblee capitoline. Noi che vi ascoltiamo e vediamo che non c'è dibattito, non c'è confronto. Ci sentiamo tutti presi in giro, ma siamo anche sicuri che non lo fate apposta, che mai vi sognereste di trattare così la vostra famiglia, i vostri soldi, la vostra casa. Dimostrateci allora che finora eravate solo distratti, con profonda speranza, Giovanna. Caro sono Carlo Pannulli, che il sindaco conosce bene, e insieme a Simone Carabella stiamo lottando contro le barriere architettoniche. Ad agosto, il primo agosto, lei ci ha ricevuto, affermando che diversi lavori riguardo la mobilità per i disabili erano in cantiere e che avrebbe reso agibili almeno le stazioni centrali della accessibile nelle 5 stazioni centrali. Le scriviamo una lettera, le abbiamo scritto diverse lettere, una il 25 settembre, che però non ebbe risposta. Abbiamo scritto questa lettera dove abbiamo rifatto in tutte le stazioni, insieme ad altre diversamente abili, dove abbiamo per l'ennesima volta constatato l'inagibilità di oltre la metà delle stazioni al metro, comprese quelle centrali. Ancora una volta, senza il loro aiuto saremmo rimasti sotto il tubo, senza gli operatori saremmo rimasti bloccati sotto nella stazione a vedere il niente. Non ci sono montacarri, non ci sono ascensori e se ci sono non funzionano o non ci sono operatori. Abbiamo fatto 5 maratone, ben 5 maratone, per dare risalto al problema. La gente parla di noi, i giornali parlano di noi,
ma la politica, che dovrebbe essere quella che non parla, ma fa, è latitante e non dà risposte. Noi non chiediamo politiche private o trasporti sociali, noi vogliamo solo essere indipendenti e poterci muovere come vogliamo. Noi vogliamo solo essere uguali agli altri, niente di più. Grazie consigliere Giorgio, la parola al consigliere Avanti. Non fare lo stadio della Roma, sono milioni di metri cubi di cemento che fanno solo male alla città. Troppo tardi, mi sento di dire, l'Aula ha già deliberato. Ritira la candidatura alle Olimpiadi. Gli eventi speciali sono anche furti speciali e le ferite profonde nel tessuto urbano, vedi Italia 90, i campionati, i mondiali di nuoto, eccetera, eccetera, restano. Perché perseverare nel disastro? Talvolta al buon senso proprio nelle piccole cose, vedi? Roma ha bisogno di respirare, di poter vivere in pace, di essere una città normale dove si fa manutenzione e ci si prende cura della qualità della vita dei suoi abitanti. Marina Fresa. Che non portano ricchezza a nessuno. La mia risposta è sì, perché avete votato una delibera sullo stadio della Roma, la consigliera Zuni sicuramente lo ricorderà, che chiaramente va in tutt'altra direzione rispetto a quello che sto dicendo adesso. O vogliamo dare veramente ossigeno alle tante piccole e medie imprese che chiudono, realizzando delle opere diffuse, capillari sul territorio, di manutenzione ordinaria. Servizi vari. Caro sindaco, ti scrivo. Metti degli altoparlanti con musica per tutta Roma, così almeno le buche le prendiamo con più ritmo. Ti ringrazio di aver messo buona parte di Roma al buio, perché così i ladri possono svolgere più agevolmente il loro lavoro. È bello girare per tutti i quartieri e vedere che l'immondizia è distribuita per terra in modo indifferenziato. Metterei poi un po' di corrente ai tornelli della metro per fare in modo che chi scavalca faccia un viaggio elettrizzante. Nei gabbiotti della metro non c'è mai nessuno. Ti consiglio di mettere dei manichini con il tuo viso, magari qualcuno si sensibilizza e paga il biglietto. Perché poi ricordiamoci che i problemi, soprattutto nelle periferie, nascono anche perché molto spesso si hanno poche opportunità. Se io non ho una biblioteca, se io non ho un cinema, se io non ho un luogo di aggregazione, una piazza, io vi invito a guardare i quartieri che sono sorti anche qui durante l'era Veltroni. Guarda caso Veltroni, buona parte dei casini a Roma li ha combinati lui. Tanti quartieri che sono sorti nella periferia est di Roma non hanno neanche una piazza. Anche per andare a comprare il giornale o il latte devi prendere l'automobile. Perché poi al centro di questi mega quartieri c'è il solito centro commerciale che ovviamente distrugge e polverizza invece quel tessuto produttivo tipicamente italiano, tipicamente romano, di piccoli imprenditori, di artigiani che hanno e conservano ancora con enorme fatica una certa sapienza e tradizione. Invece c'è questo centro commerciale che risucchia tutti e che tra l'altro fa guadagnare anche poche persone, perché poi anche lì spesso ho incontrato dei lavoratori dei centri commerciali piuttosto che dei piccoli imprenditori che con dei meccanismi molto particolari praticamente i benefici sono veramente per pochi. Personale. Caro sindaco, ti scrivo per dirti che gli istruttori amministrativi facenti parte della più grande procedura concorsuale romana vogliono essere avviati al lavoro. Abbiamo superato un concorso e non possiamo essere chiamati in 20-30 all'anno, solo i vincitori sono 300. Le carenze sono tante, sa benissimo che il turnover può essere ampliato e può ridurre ancora di più sprechi e privilegi se mancano i soldi. Non ci deluda e rispetti l'articolo 97 della Costituzione. Capunzo Rosaria. Quindi non ci sono soldi per i dipendenti, non ci sono i soldi per i concorsisti che state mandando al macero perché ci avete messo 7 milioni e 8 e parliamo, e anche qui non state applicando un turnover vero, 476 persone che sono andate in pensione e 250 che ne assumete, ma è chiaro, non ci sono i soldi perché continuate a sprecare, e ecco lì che si mettono, sapevamo, non ci sono i soldi, è una falsità. E così state mandando al macero i concorsisti,
le persone dello 060606, altro servizio che state localizzando, i dipendenti della multiservizi, i 48 dell'appalto del verde su cui non avete applicato le clausole di salvaguardia, proseguendo un bando del precedente sindaco Alemanno, non ci sono i soldi per l'assistenza domiciliare agli anziani, non ci sono i soldi per i disabili, non ci sono i soldi per il trasporto pubblico locale, visto che continuate a tagliare linee all'insegna di una cosiddetta, non si dice taglio, si dice razionalizzazione. Tutte queste cose sono l'evidenza del vostro fallimento. In questi due anni avete dimostrato tutta la vostra incapacità e proprio su questo vorrei leggervi, visto che tanto è impossibile ragionarne con voi perché sui banchi non ci siete, alcune lettere che ci hanno mandato i cittadini. Ve ne leggo alcune. Caro sindaco, gli istruttori amministrativi facenti parte della più grande procedura romana vogliono essere avviati al lavoro. Abbiamo superato un concorso e non possiamo essere chiamati in 20 o 30 all'anno, che è quello che state facendo, hanno ragione. Solo i vincitori dei posti banditi sono 300, le carenze sono tantissime di più. Fra tutti i concorsi i vincitori sono 2000, ne state assumendo 200 all'anno. Tra un po' li assumerete quando saranno vecchi e vado avanti. Con le lettere, questo no, abbiamo chiesto... Non vada avanti, consigliere, sono passati già anche 3 minuti, grazie. Io concludo, presidente, vorrei leggere... Un secondo. Caro sindaco, basta con le somme urgenze, e hanno ragione, perché state continuando, anche su questo 200 milioni, è chiaro che quando si affida in somma urgenza si fanno affidamenti di un certo tipo, anche questa è la prova del vostro fallimento. Speriamo di non vedervi fino al 2023, ma speriamo che duri molto molto meno. Caro sindaco. Ti scrivo. Per dirti che.